Trovati a tutti i telespettatori con questo nuovo appuntamento di Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa che inizia subito con la lettura dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. L'apertura della della rubrica è con le prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali e poi dopo passeremo alla lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali. Perciò vogliamo subito passare alla prima pagina del quotidiano Il Centro di Pescara, come vediamo come titolo di apertura Viadotti Scatta il Blitz di Toninelli a 24 e a 25 ispezioni del ministro, già partiti i lavori di strada dei parchi. Poi gli altri titoli, la grande festa ai fori imperiali. Abruzzo, 10.000 agricoltori espongono i prodotti a Roma. La tragedia nel sud Italia, madre e figlioletto muoiono nel nubifragio. Gli articoli di spalla eh, vediamo Pescara in centro, pista ciclabile, cartelli, stradali, a raffica e caos. 80 cartelli, dice l'articolo, singoli e fronte retro spalmati su circa 350 metri di pista ciclabile da Viale Muzzi a Viale Regina Margherita. Una selva di cartelli, stradali raffiguranti di vieti e percorsi per le bici. <coughs> sempre a Pescara, il comune affitta 53 locali alle associazioni. Articolo di, di centropagina, oggi si gioca la Serie B all'Adriatico, alle ore 15 Pescara Benevento e Pilonne lancia la sfida a Bucchi e va a caccia della vetta. Vediamo gli articoli in, in basso. Stop agli abusi edilizi Montesilvano e al via le demolizioni. Francavilla, automobilista, picchia quattro vigili, dopo il tamponamento l'aggressione a due pattuglie è stato denunciato. Vediamo sempre l'articolo di spalla: nuova emergenza, morbillo, i casi raddoppiano nel Pescarese e nel Chietino. Vogliamo adesso spostarci alla prima pagina del, sempre del quotidiano Il Centro, questa volta della provincia di Chieti, della zona anche di Lanciano e Vasto. Anche qui il titolo di copertina, Viadotti, scatta il Blitz, e Toninelli a 24 a 25, ispezioni del Ministro, Già Partiti i Lavori della Strada dei Parchi. L'articolo di centropagina... Eh, sempre a Lanciano, eroi ottobrini e olocausto di Rom e Sinti, il monumento che lancia la sfida a odio e razzismo. L'articolo, gli articoli di spalla, sempre a Lanciano, assalto in villa, il capobanda resta in carcere, il GIP di Lanciano ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Alexandru Bocadan, colteneo, 26 anni, romeno, fermato a Caserta, zona Divasto, truffe sulle auto, 6 condanne e 4 assoluzioni. Spostiamo adesso nella comune di Ortona. Ortona cambio nome, Piazza Canada per ricordare i caduti della guerra. A Chieti invece strisce blu e tassa di soggiorno, il sindaco non si dimette e avvia il piano per fare cassa sosta a pagamento. Dice a Megalò. Vogliamo adesso spostarci sul quotidiano Sempre il Centro, questa volta della provincia di Teramo. Anche qui eh, titolo di apertura sempre sul problema dei viadotti dove il, il sindaco, il ministro Toninelli fatto scattare un blitz, però, dice la strada dei parchi, i lavori già sono partiti. Articolo di spalla, Il numero i numeri dell'ACI, incidenti e feriti, va a Teramo, la Maglia Nera. La provincia teramana, di dice, nel 2017 ha avuto più incidenti stradali e più feriti rispetto alle altre province abruzzesi. Lettera agli enti, la procura acqua a rischio, servono lavori. Articolo di centropagina, la squadra di calcio dell'Iti e il ciclista Salikovas. Omaggio del comune ai campioni nazionali teramani. Andiamo a spostare nel turismo. Turismo a Roseto, unica località col segno meno. Il caso Santoleri: Non ho ucciso mia madre. Il giallo della pittrice è il padre ad accusarlo, ma lui replica: Sta mentendo. Adesso ci vogliamo spostare al, sempre al centro, questa volta della provincia dell'Aquila e anche della zona di Avezzano e Sulmona. Come vediamo, tutti e quattro. Eh, le prime pagine del quotidiano Il Centro aprono con gli articoli del problema dei viadotti, della strada, dei parchi. Adesso l'articolo di centropagina, sempre all'Aquila, anteprima del documentario Io prometto, le donne del terremoto resteremo nella nostra terra. L'articolo di Spalla. Sisma all'Aquila e scontro tra PD e governo. Qui dice è scontro tra l'ex sindaco Celente e l'onorevole Mezzopane, Pezzopane con il governo accusato di aver cancellato dall'agenda il sisma dell'Aquila e i suoi problemi. Vacca promette venerdì sarò in città. Turbativa d'asta a Celano sotto inchiesta Piccone e altri due. Vogliamo adesso spostare nella zona di Sulmona, offese ex sindaco, sul caso dei gay c'è la condanna. Grave sindacalista colpito da infarto. All'Aquila il segretario Trasatti della CGL si accascia dopo il suo intervento al congresso. Vogliamo adesso spostarci sulla prima pagina del quotidiano regionale dell'Abruzzo. Anche qui sul titolo di copertina Toninelli va alla verifica sulla 25. Il ministro esamina con i tecnici i pilastri che perdono pezzi sotto il ponte Bugnara. L'indice di sicurezza dice risulta appena sufficiente, si va alla limitazione del traffico pesante. Infatti vediamo nella foto il sindaco, il ministro Toninelli con alcuni suoi collaboratori che fanno l'ispezione su questo viadotto. Verso le urne, centrodestra, l'accordo ora è a rischio. L'Aquila potrebbe tornare in discussione l'accordo nazionale sigla, siglato tra Salvini, Berlusconi e Meloni che attribuito a Fratelli d'Italia la candidatura alla presidenza della regione. Vediamo. Postarci nel centro pagina, serie B c'è il Benevento, 6 ex delfino convocati da Mancini. Pescara un test ad alta classifica, big match all'Adriatico oggi alle ore 14, Pescara-Benevento. Sevizie nella villa, per il boss Romeno scatta l'arresto bis. Fati Lanciano la procura sbarra la strada a qualsiasi possibilità di scarcerazione. Vogliamo spostarci al quotidiano La Città, il quotidiano della provincia di Teramo. La Procura, al titolo di apertura, mette l'acqua al sicuro. Inchiesta sul Gran Sasso. Antonio Guerriero scrive alle istituzioni chiedendo interventi celeri. Io anche qui i numeri dell'ACI: Teramo, maglia nera per incidenti e feriti. Gli articoli. Di Spalla, Ance Abruzzo, Associazione Nazionale Costruttori, Basta con la burocrazia, fate ripartire la ricostruzione. Scuole Teramane, in arrivo le schede del CNR, Centro Nazionale delle Ricerche. <ride> Vediamo qui nella foto di, eh, del centro pagina il blitz invece del ministro Toninelli che ha fatto come sopralluogo ai viadotti abruzzesi. Giulianova, Mastro Mauro, va sotto in consiglio, oggi decide il suo futuro. E, piano particolareggiato illegittimo Casa Civica attacca sullo strumento per Casal Talero. Montorio eh, il sindaco toglie le deleghe, dice all'assessore. Ci spostiamo nella parte bassa, serie C. Mr. Zichella il termo va ancora a corrente alternata. Adesso ci vogliamo spostare alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Vogliamo partire con la prima pagina del Corriere della Sera. Titolo di apertura, anche qui il Manovra in no dell'Europa. I conti pubblici, lettera da Bruxelles, grave preoccupazione, ma i timori sono infondati. Dicono infatti misure fino a 40 miliardi, l'ipotesi di detrazioni più basse e a conti più alti. Andiamo a vedere gli articoli di Spalla. Nobel per la pace a chi combatte gli abusi di guerra. Infatti qui il premio Nobel per la pace è stato assegnato al ginecologo Dennis Mukevege e all'attivista Nadia Murad per il loro impegno contro l'uso della violenza sessuale come arma di guerra. Vogliamo vedere al centro pagina l'America che cambia il dibattito su violenza e potere. Maltempo in Calabria, la mamma e i due bambini travolti in auto dal fiume in piena. Infatti dice l'articolo, sorpresa in auto dal fiume in piena, Stefania Signore, 30 anni, è l'ennesima vittima con il figlio Cristian, 7, del maltempo che ha fragellato la Calabria. Gestione e integrazione. Il buonsenso del professore per i migranti. L'uomo giusto per gestire i migranti, il professor Antonio. Silvio Calò, alto commissario all'immigrazione con poteri speciali, dice l'articolo. Vogliamo adesso spostarci alla prima pagina del quotidiano Repubblica. Anche qui inizia col titolo di copertina della manovra economica. Bruxelles boccia il deficit al 2,4%. Grave preoccupazione sui conti. Nel decreto fiscale del governo condono per 2 miliardi l'anno e lotteria dello scontrino. Dice il caso, il concorso, eh, tra amici che diede la cattedra a Conte promosso dal suo maestro e socio. Ci vogliamo spostare... Ancora su altri articoli, pronti i voli charter e migranti, Berlino accelera i rimpatri verso l'Italia. Vediamo adesso, per concluso, i, le prime pagine del quotidiano della Repubblica. Ci spostiamo alle prime pagine del quotidiano, il fatto quotidiano. Lo spread digerisce la manovra e l'UE, l'Unione Europea, morente la boccia. Guerra arrivano i numeri, ma l'Europa dice no. L'articolo dice la Commissione contesta la violazione sul deficit, ma tra pochi mesi Bruxelles avrà un nuovo governo. C'è stata, dice, la risposta alla lettera del Ministro Tria. Mercoledì Draghi è stato al Quirinale per discutere con Mattarella dei timori dell'Italia. Nel testo del DEF inviata alle Camere i dettagli sul reddito minimo. Spostiamo la città di Verona, Verona lega anti-aborto col voto dei leader del PD. Campagna, Regione Campagna, lo sceriffo De Luca ha messo in fuga il popolo DEM. Vogliamo spostarci nella centropagina. La Lega dall'assalto alle province per mettere le mani sulle banche. È un dossier da fine mese, serie di tornate elettorali, descrive per contare il cariplo intesa. E Sindacato CGL Lacamusso sceglie il suo erede, Landini. Anche qui autostrade a 25, Toninelli va e verifica il rischio del crollo. Far West a Bari, come negli anni 90, il cane nero si è risvegliato. Vogliamo adesso a un altro quotidiano, il, la prima pagina del Messaggero, però questa volta del nazionale. Pace fiscale. Ecco le misure. L'Europa, l'Italia preoccupa. Nuova rottamazione delle cartelle, 5 anni per pagare e chiusura delle liti. La Commissione dell'Unione Europea boccia il DEF. Deficit troppo alto, niente soldi. Per gli statali. La Commissione dice deficit troppo alto, si profila un asse colle, Banca Centrale e Banca Italia per cambiare la manovra. Vogliamo spostarci sul centro pagina. All'Italia e Ferrovia arriva il prestito Salva Matrimonio, prorogato il finanziamento Ponte, dice per aiutare la compagnia in vista della prossima fusione. Comune, bufera PD, vota contro l'aborto a Verona. È un caso. L'articolo di spalla, processo al sindaco Raggi, depone Frongia, sentivamo Marra. Mal tempo al sud, dramma in Calabria, polemica sulla sicurezza. Mal tempo al sud, dice ancora vittime, madre e figlio annegano in auto. Infatti, dice, piogge torrenziali e venti forti hanno colpito il sud e il prezzo più alto è stato pagato nell'Ametino, in provincia di Caranzaro. Vogliamo adesso andare avanti e spostarci sulla prima pagina del quotidiano libero. Una manovra che ci rovina, le carognate del governo, dice lei. Titolo di apertura del quotidiano Di Libero. Lo Stato spenderà 10 miliardi di interessi in più sul debito. Di Maio festeggia, ma non manterrà le promesse. 9 miliardi per il reddito e pensione di cittadinanza sono una miseria. Dice: Restano le clausole che prevedono più IVA dal 2020. Gonfiate le stime sul PIL, eh, rischio aumento per gli acconti delle imposte sui reddito. Redditi via gli sgravi fiscali a oltre un milione di imprese. Allora, vediamo la foto del, del centro pagina. Prodi propone un euro ammucchiata già fallita in Italia. Rieccolo, dice l'articolo, farà solo danni. De Magistris sull'articolo di Spalla ci querela perché diciamo la verità, il colera è a Napoli. Vogliamo adesso spostarci nell'articolo della parte bassa, Bufere e crolli in sud in ginocchio. Il maltempo uccide mamma e due figli. Vogliamo adesso la, vedere la prima pagina del quotidiano Il Manifesto. Il maltempo non ferma, riace, dice l'articolo di. E oggi la manifestazione in solidarietà con il sindaco Mimmo Lucano. E anche qui il titolo di... di apertura con anche la foto, il vincolo cieco, dice seria preoccupazione sul deficit, con una mossa rituale la Commissione europea invia una lettera al governo giallo-verde e dà l'ultimatum a Palazzo Chigi. L'Italia rispetti i vincoli della zona euro, Roma dovrà cambiare manovra entro il 15 ottobre. Vediamo l'articolo di spalla. Diari a bordo, mare eh, Ionio, il vento schiaccia le onde rotta verso l'Italia. Vogliamo andare nella parte bassa. Eh, Nobele per la pace dice l'articolo, la lotta di Nadia e Davis contro gli stupri di guerra. Aborto medioevo a Verona, passa mozione l'Eghista. Vogliamo vedere adesso il sole 24 ore, il quotidiano economico nazionale, manovra 4-5 miliardi di coperture da trovare, l'Unione Europea violate... Le regole, infatti, dice i conti pubblici. Risposta di Bruxelles a Tria: deviazione significativa dagli obiettivi concordati. Lo spread sale a quota, dice l'articolo, di 2,85. Piazza Affari: maglia nera, banche ancora sotto stress. Nella Parte bassa del prima pagina, pace fiscale, riparte la rottamazione delle cartelle, rate in 5 anni, interessi ultrascontati. Pressione fiscale, cancellate Ace e Iri, rischio aumento degli acconti. Il peso delle tasse potrebbe salire. Reddito di cittadinanza. Le incognite dell'assegno dalla turata alla card e alle regole della privacy. Vogliamo vedere gli articoli di spalla. Produrre plastica farà aumentare i consumi e greggio. Salvataggi a Staldi studia una manovra da un miliardo e mezzo di euro. All'Italia l'ingresso di ferrovie con il conferimento di asset. Vogliamo vedere... La parte centrale, disoccupazione USA in America al minimo storico, le aziende si rubano il personale. Banca Italia, proposta shock di Fratelli d'Italia, passi allo Stato per 156 mila euro. Vogliamo adesso spostarci sul quotidiano eh, La Verità. Il quotidiano La Verità. Come titolo di apertura, che cosa c'è davvero dietro nella manovra? Primo colpo alla legge Fornero, si va verso quota 100 10 miliardi destinati a reddito di cittadinanza, per ora niente Aumento, dice il quotidiano, delle pensioni minime La Flak Tax arriva solo per le partite IVA Salvini strappa un miliardo per assumere altre forze dell'ordine Scontro sulle coperture, detrazioni fiscali a rischio per alcuni significherà pagare più tasse. Vediamo adesso l'articolo di centropagina, si parla del giocatore Cristiano Ronaldo, ultima vittima dell'industria dello stupro. Nell'articolo nel taglio basso, dopo i migranti, Leonardo Gay, Maccheraie. Per la TV di Stato che sponsorizza le ONG, il genio toscano va raccontato perché omosessuale e vegetariano. Nell'articolo del taglio basso, aborto, verona divide la sinistra, mozione a favore della vita. Il PD perde la testa, è grave. Vogliamo vedere la prima pagina del quotidiano Il Giornale. Manovra dice bocciata governo nel caos, euro stangato infatti e Bruxelles respinge il def troppe spese nonostante le nuove tasse nascoste Berlusconi ha una finanziaria barzelletta la replica del movimento 5 stelle a Draghi di Maio da numeri ma con il cuore vediamo nella taglio basso lo scontro sulla legittima difesa, sparano al ladro, morto, indagati due carabinieri. A Verona il PD lapida la consigliera anti-aborto. Allarme dice immigrazione, la banca amica dei Grillini finanziava le ONG. Apertù, titolo di apertura del quotidiano della, La Stampa. Manovra di Maio cerca una mediazione con le banche, meno fondi alla difesa. Def, ecco le coperture, tagli per 7 miliardi, ma all'Europa non basta. Lettera dell'Unione Europea, rispettati i patti fiscali, Garavaglia fanno campagna elettorale. Padoan, dice, parla l'ex ministro del Tesoro, sul reddito di cittadinanza, noi troppo timidi. <coughs> Scusate, diamo... Nella foto del centro pagina, Tokyo parcheggio olimpico cancella il mercato del pesce. Il tempo, articolo di apertura, allacciate le cinture, dice l'articolo, dopo l'abolizione della povertà, Di Maio promette quella delle vittime della strada. Dal 2050 zero morti ma l'Unione Europea boccia i nostri conti e il Paese sbanda sui mercati. Tri ha riempito il DEF di truffa come Padovan, Monti e Tremonti. Vediamo nel foto eh, del centro pagina il Made in Italy da Ruralmente, il raduno col diretti sui prodotti del Paese spopola Salvini ed è boom dei visitatori. Nel taglio basso vediamo... Articoli: La befana di piazza eh, Navona diventa un Luna Park, verdetto del tribunale dell'utile ai domiciliari per altri cinque mesi. Poi si parla della Roma che va a caccia del poker Già si è empoli per centrare la quarta vittoria consecutiva, mentre il Frosinone lotta ma perde ancora 3 a 2 con il Torino. Poi, questo il mattino. L'Europa boccia la manovra, sparite le misure per il Sud. Vediamo che la lettera da Bruxelles è seria a preoccupazioni sul deficit. Ci spostiamo nel, nell'articolo del taglio medio: Napoli, le strade chiuse per i rifiuti, allarme eco-mafie. Vediamo anche in questo caso, Vogliamo, Adesso eh, terminare con la prima parte eh, dei delle prime pagine dei quotidiani nazionali e vogliamo adesso fermarci un attimo per un back pubblicitario, eh, prima però andiamo a vedere le previsioni meteo per le prossime ore e poi torniamo con la seconda parte della rassegna stampa. Bentornati alla seconda parte di Mattino 6, adesso vogliamo passare alla lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali, iniziamo col quotidiano il centro, poi passiamo al quotidiano il messaggero e la città della provincia di Teramo. Ciò vogliamo subito dare inizio alla lettura della pag pagina interna della eh, del centro della provincia di Teramo, a 24 e a 25 ispezioni del ministro Toninelli. Blitz dice sotto i piloni per annunciare chi rivedrà i contratti con il concessionario, ma Strada dei Parchi aveva già avviato i lavori maridotti di Brugnara e Cocullo. Qui vediamo anche la foto del sindaco tedeschi che torna a chiedere di azzerare i petaggi. A riguardo abbiamo un servizio che è stato svolto dalla nostra redazione del TG6 che mandiamo in onda, prego. Le Iene e gli ambientalisti sono tornati nuovamente sotto i piloni del viadotto della 25, nel frattempo diventati un cantiere per la messa in sicurezza del calcestruzzo ammalorato. Questa volta ad accompagnarli c'era una delegazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con a capo il Ministro Danilo Toninelli che l'altro ieri rispondendo ad una interrogazione nel question time alla Camera aveva annunciato di aver disposto una verifica eccezionale dello stato delle autostrade A24 e A25 gestite dal gruppo Toto tramite la concessionaria autostrada dei parchi. Verifiche affidate per l'appunto all'ufficio ispettivo territoriale competente. Il Ministro Toninelli anche questa mattina ha ribadito che le questioni relative alla concessione dei tratti autostradali A24 e A25 rappresentano una delle più gravi eredità ricevute dai governi precedenti, assicurando come si stia lavorando ad una revisione globale del sistema delle concessioni anche e soprattutto in conseguenza del crollo del Ponte Morandi a Genova. I lupi, i del, Rio, eh, ecco, del Rio, ecco, mi fa molto piacere. Perché sono loro ad avere per legge e per le convenzioni detto tu concessionario prendi il pedaggio e tu stradali hai tutta la responsabilità, io Ministero c'è cioè stato contro le sue è folle. Strada dei parchi è senza piano economico finanziario dal 2013, una situazione che si trascina da troppo tempo ha detto il Ministro e che ha prodotto l'insostenibile aumento del pedaggio del 12,89% all'inizio del 2018 per il momento sospeso dopo le proteste dei sindaci laziali e abruzzesi. Si tratta di una situazione paradossale ha detto Augusto De Santis del Forum dell'Acqua, che assieme all'associazione Nuovo Senso Civico aveva alzato il velo sullo stato di degrado dei piloni del viadotto di Cocullo. C'è da dire che è già un po' impressionante che eh, un'ispezione avvenga dopo eh, intanto il crollo del Morandi e eh, la, eh, la nostra denuncia eh, insieme anche con le Iene però stanno venendo fuori eh, dopo, insomma, eh, dati eh, molto preoccupanti perché intanto è la prima volta che gli, gli ispettori del Ministero visitano eh, quello che c'è sotto l'autostrada perché loro le ispezioni le facevano eh, sul, sul nastro d'asfalto senza guardare che c'era sotto e poi ci sono dei, eh, dei viadotti eh, in cui il coefficiente di sicurezza è molto vicino eh, alla soglia eh, di rischio e ancora eh, secondo quello che dice strada dei parchi eh, secondo i loro calcoli c'è ancora sicurezza però come dice eh, l'ispettore eh, siamo vicino a questo eh, limite eh, fra parentesi l'ispettore ci ha detto anche che eh, anche lui a qualche, insomma, ha chiesto degli approfondimenti su queste valutazioni fatte da strada dei parchi e ci saranno delle limitazioni eh, almeno consiglierà delle limitazioni al traffico eh, pesante e di mettere dei sensori su diversi viadotti vogliamo adesso spostarci <coughs> sull'argomento del trasporto pubblico eh, anche qui, eh, Tonelli, rimango in tua per eh, lanciare il bus a metano. Parla il presidente della società che annuncia la rivoluzione sulla strada parco a Pescara e l'estensione del biglietto unico a 31 comuni. Scontro tra Mercante e De Nicola. Anche qui abbiamo un servizio su questo caso che è stato preparato dalla nostra redazione del TG6. Presidente Tonelli, Lascia Pescara Energia resta al timone della tua è un po' la risposta alle critiche, alle polemiche che ci state nei giorni scorsi da parte del centrodestra ma io non faccio politica prima di tutto essere diventato oggetto di attenzione da parte della politica tutto sommato può essere uno stimolo ma eh, le motivazioni sono soltanto personali sono valutazioni che faccio io Pescara Energia io l'ho gestita per 11 anni ho un dispiacere nel lasciarla e una soddisfazione, io ho qua la statistica che è stata pubblicata su una rivista le, eh, che parla delle migliori aziende nel, nel servizio di elettricità e quest, tra queste al ventesimo posto tra le aziende da acquistare su 266 e pescare energia, quello è il mio fiore all'occhiello. Quindi lì ho già dato tutto, è una bella azienda, oramai può camminare con le gambe sue tua ha, ha molti stimoli in più, abbiamo ottenuto dei traguardi, l'Inaus a salvaguardia dei posti di lavoro, dei 1.600 lavoratori, risanati i bilanci, abbiamo avuto 11 milioni di tagli nella contribuzione, ma abbiamo tagliato i costi per 11 milioni, per cui abbiamo chiuso il bilancio del 2017 inutile. L'ultima sfida che vorrei vincere è allargare l'area urbana di Pescara a 31 comuni, significa a ridurre il biglietto del 60%, trasferire, secondo le indagini che ho fatto fare da autorevoli società, trasferire da 35.000 a 40.000 automobilisti sui mezzi pubblici e quindi per l'azienda sono in maggiori entrate per 6 milioni, ma i benefici sono per la città, 35-40.000 macchine in meno ci riportano agli inizi degli anni 80, io credo che questa è la sfida da vincere. Vogliamo adesso passare ad un altro articolo, sempre che riguarda la Regione Abruzzo. I nostri prodotti in vetrina, Roma 10.000 agricoltori presentano 12 marchi d'Abruzzo nel taglio basso. Fondi agricoli da giovedì 18 ottobre, le domande. L'assessore Pepe illustri i ul due ultimi bandi da 20 per 23 comuni del Cratere Sismico e della Grande Emergenza Neve. Postiamo eh, nella zona sempre della provincia di Pes Pescara e Chiedi, torna la paura morbilla, un'indagine dell'Asl rivela una percentuale di casi doppia rispetto alla media. Vogliamo... Andare avanti, ci spostiamo adesso la zona del comune di Pescara. Lo scontro in consiglio, arie di risulta, il progetto non si tocca. Il sindaco bocce le richieste di modifica dell'opposizione che avverte la città perderà 30 milioni senza la gestione della, della sosta. Il comune, sempre di Pescara. Eh, affitta 53 locali alle associazioni cittadine si ricorre per la prima volta ad un bando pubblico vogliamo andare avanti passiamo alla provincia di Pescara eh, di Marco lascia la provincia meno dirigenti e più fondi il presidente dice chiude in anticipo il mandato per candidarsi a consigliere regionale restano da finire il terzo Ponte del Saline e la strada del Volto Santo e due scuole. Anche qui eh, a riguardo su questo argomento che il presidente Di Marco lascia alla provincia di Pescara abbiamo un servizio che anche in questo caso è stato fatto dalla redazione dei colleghi del Tg6. Prego. Noi contiamo attualmente circa 55 milioni di euro a disposizione nel bilancio per interventi sulla viabilità che stanno riguardando intanto progetti approvati e gare d'appalto che sono partite, il che significa avviare i cantieri da qui ai prossimi due mesi. Lo stesso abbiamo attivato nel comparto delle scuole, noi abbiamo ereditato una disponibilità finanziaria di 5 milioni di euro nei 5 anni precedenti al mio mandato e attualmente noi contiamo circa 40 milioni di euro di finanziamenti per l'edilizia scolastica. È stato anche importante mettere... In chiaro eh, la risoluzione definitiva dei dipendenti di Provincia Ambiente, che all'inizio eh, appariva difficile, impossibile, addirittura eh, dovevamo avviare i licenziamenti. Li abbiamo consolidati tutti, 23 dipendenti, così come abbiamo tagliato fitti. Che si pagava in questo ente io ho tagliato un milione di euro di fitti eh, passivi quindi eh, a carico del bilancio così anche abbiamo provveduto a fare azione di vendita del patrimonio della provincia abbiamo venduto il Nap napolplast abbiamo venduto via cesare battisti proprio in, questi, in queste ore abbiamo venduto un appartamento a via caboto abbiamo incassato eh, fondi importanti che ci stanno consentendo sempre in queste ore di fare il bilancio di previsione del 2018 questo mandato... In questi quattro anni però resta questa tragedia di eh, Rigopiano. Qual è proprio alla fine eh, diciamo, del suo percorso politico? Qual è il suo pensiero? Il mio pensiero, lo sapete, ho sempre mantenuto riservo totale su qualsiasi tipo di considerazione. È un dolore che non potrà essere eh, superato mai perché è un'esperienza di vita di, eh, individuale sia eh, dei familiari e soprattutto delle vittime che eh, lascia... Eh, qualcosa di indiscutibilmente insanabile. Io mi auguro che tutto quello che la Procura sta facendo abbia la possibilità di verificare fino in fondo l'azione condotta e ci sono gli atti a corredo dell'inchiesta che valuteranno e definiranno poi quali sono i livelli di responsabilità. Da parte della provincia, da parte mia, da parte di coloro che hanno avuto la responsabilità in questi quattro anni di emergenze, ne abbiamo gestite diverse, tante: dal crollo del solaio dell'alberghiero De Cecco all'isolamento di tutti i comuni nel 2015 con l'interruzione di energia elettrica. È una sfida difficile complessa quella di essere presidente di provincia, ma soprattutto lo si è sempre di più se il governo non consentirà a noi di avere risorse con cui chiaramente eh, agire affinché queste diciamo, esigenze siano soddisfatte. Vogliamo adesso cambiare. Argomento andando avanti con la lettura della pagina interna, in 2400 chiedono il sostegno al reddito, sono soprattutto uomini over 30 dei settori turismo, ristorazione e commercio. Domande aumentate del 20% dal 2017. Articolo, altro articolo importante. I malati oncologici chiedono l'invalidità civile e sono circa il 40% delle domande presentate. Vogliamo spostarci adesso sulla cronaca della zona di Montesilvano. Eh, urbanistica e controlli, abusi edilizi, c'è lo stop al via le demolizioni. L'opera davanti al saline, no al porto turistico, minaccia il futuro del nostro turismo. Vediamo anche che. Viene data una targa al piccolo campione. Il sindaco premia Tristan di Loreto, 5 anni vincitore in Spagna con le Minimoto. Vogliamo vedere adesso la zona dell'area di Francavilla. Continuano i blackout in città, al Buglio, i Viali Alcioni e Maiella. La rete elettrica pubblica continua a fare i capricci mentre appartamenti e negozi restano illuminati. Vogliamo spostarci nel, nel taglio medio, automobilista picchia quattro vigili, da un piccolo tamponamento alla lite, schiaffi e sputi agli agenti. San Giovanni Teatino, due lampioni distrutti dal tiro, i vigili acquisiscono i filmati. Vogliamo sempre adesso spostarci nella zona di Penne Valtavo Popoli Val Pescara. La buona sanità in Abruzzo, Penne endoscopia al top, 600 interventi all'anno. La replica del responsabile di gastroenterologia dell'Ospedale San Massimo, nessuna esclusività ad altri, anche qui metodiche avanzate per le neoplasie. Vogliamo spostarci nel taglio basso al al via i lavori per 400.000 euro in cattedrale, Caramanico ha finanziato il primo intervento per la messa in sicurezza. Provincia di, di Chieti, comune di Chieti anche, dopo le dimissioni ritirate del sindaco Di Primo, strisce blu e tassa di soggiorno. Parte il piano per fare cassa e Di Primo accelera sui parcheggi a pagamento al Megalò, il via entro la fine del mese. Il, sempre... Chieti. Il sindaco non cerco poltrone a tutti i costi. Ecco la lettera dopo la candidatura sfumata: Cerco imposte da Roma e ora potrebbe andare in provincia. Vogliamo spostarci nella provincia di Chieti della zona di Lanciano, le indagini all'assalto shock, Raid in villa, il capo Gang resta in cella, la procura gli notifica l'ordinanza e dovrà rispondere di rapina lesioni e sequestro di persona. Ad, ad Atessa <coughs> scusate, si schianta contro una casa, 23enne ferita, incidente forse per la pioggia e la giovane è stata trasferita in elicottero a Pescara per un trauma cranico Arie private, altre 13 giorni per il taglio delle erbe a Lanciano ecco l'ordinanza del comune per gli spazi verdi vogliamo spostarci sempre nella provincia di Chieti, della zona di Vasto Truffe sul web con le auto e inflitte sei condanne. Vasto vetture acquistate su internet e pagate con assegni clonati e a vuoto. Vogliamo andare avanti. Provincia di Teramo, incidenti stradali a Teramo, il primato negativo in Abruzzo. La provincia l'anno scorso il maggior numero di sinistri e di feriti: 20 deceduti, 20 nell'Aquilano. Vogliamo. Parlare anche di quest'altro argomento di cronaca, Santoleri Junior non ha ucciso mamma. Simone dal carcere risponde al padre che lo accusa di essere stato l'assassino della pittrice. Provincia di Teramo l'argomento d'inchiesta sul sistema Gran Sasso acqua forte e rischio eh, praticamente inquinamento. Roseto, scippa un'anziana subito rintracciato. Vogliamo spostarci nel taglio basso, turismo Roseto Maglia Nera fra le località Terramane. Vogliamo andare avanti, zona dell'Aquila Trasatti Colpito da un infarto è grave, il segretario della CGL si è accasciato subito sulla sedia dopo il suo intervento. Operato d'urgenza è ricoverato all'UTIC. Vogliamo spostarci. Questa volta partiamo sul, ci spostiamo sul quotidiano Il Messaggero della Regione Abruzzo. Abbiamo visto la. Prima pagina, passiamo adesso all'interno riguardo al ministro Toninelli che esamina, eh, ha esaminato i pilastri dell'autostrada, e di questo abbiamo visto anche il servizio svolto dalla nostra redazione del <coughs> TG6. <coughs> Scusate, ammistizio tra i partiti o sarà paralisi? Il gioco a ribasso e rinuncia alle prospettive sulle aree di risulta. I timori del direttore del dipartimento dell'urbanistica, Paolo. Usero. Vogliamo vedere eh, corro alla regione, si parla anche qui. Abbiamo parlato, nonostante l'inchiesta di Ricopiano, della conferenza stampa che ha rilasciato il presidente della provincia. Vogliamo adesso vedere altri argomenti. Eh, dirsi addio è più facile, già 15 sentenze, inaugurata la nuova sede pescarese del Tribunale diocesano che renderà più celeri i procedimenti di nullità matrimoniale. L'ospite internazionale, la console degli USA, in visita al prefetto Basilicata. Vogliamo spostarci nell'area metropolitana. Zona Rossa a 15 metri dal Rogo, città Sant'Angelo, misura di cautela dopo l'incendio nello stabilimento eh, Faber. Vogliamo vedere nell'area eh, Aquilana, nell'area dell'ex San Salvatore un campus studenti stile USA. La Giunta dice ha, mandato, ha dato mandato al primo cittadino di sottoscrivere l'intesa con la regione Arta e ASL. Sempre all'aquila. La maggioranza dice attacca contro il sindaco, odio, livore, invidia. I partiti fanno quadrato su biondi. Dal centro-sinistra oggi parla chi ha taciuto sul, sulla sistematica spogliazione. Vogliamo vedere altri articoli. Lo scontro sulle partecipate comunali, Silveri Forzi Italia insiste dalla Mennetti, carta straccia. Vogliamo spostarci nel, nella zona di Avezzano-Sulmona, il sindaco d'Eramo, prove di convergenza, dice. Il sindaco e il deputato Aquilano Della Dega hanno passato la mattinata a discutere, chiusi, nelle stanze del municipio. In tarda mattinata, la conferenza stampa, la quale ha partecipato pure Cascere, al centro, soprattutto, dice la questione del tribunale. La, il parco, la, la Maiella, ha approvato il nuovo piano. Eh, a Celano. Maxi inchiesta, appalti uvvisi in, eh, di conclusione. Indagini. Vogliamo vedere, andando avanti, zona di Chieti, abbiamo sempre eh, il sindaco di Primo: resta e bussa denari, nuova tassa e altre strisce blu. All'alba comunica che rimane sindaco la maggioranza lo scopre su Facebook. Qui un altro articolo: Taglio Basso. Sfrutta i piedi solo per la sua carriera politica. L'opposizione va all'attacco, dal PD a 5 Stelle fino ai dissidenti. Sul piano politico è finito. Il. L'assalto alla villa, il comune di Lanciano, il capo delle bestie resta in carcere, spiccato ieri il mandato di arresto per il crudele leader della gang dei romeni. I complici, lui ha organizzato e pianificato il corpo ai maltelli, do, dovrà spiegare al giudice perché ha commesso quelle atrocità. vogliamo... Andare avanti questa volta della zona della provincia di Teramo, ci spostiamo Giulianova Roseto Val Vibrata, tassa di soggiorno, tesoretto per la città. Da maggio ad agosto sono stati incassati nel comune di Giulianova 308.987 euro stanziati ieri un milione di euro per molti interventi, fondi per la rete metanifera e poi per Piazza d'Almazia per Lungomare, Ciclabile, Corso Garibaldi e Piazza Buozzi. Vediamo adesso spostarci al quotidiano, le pagine interne del quotidiano La Città della provincia di Teramo, anche qui si dà risalto al sopralluogo del Ministro Toninelli sui viadotti abruzzesi. Vogliamo adesso spostarci. La procura inchiesta sull'acqua chiede l'intervento delle istituzioni. Guerriero scrive alle autorità dal ministro ai sindaci per sollecitare la messa in sicurezza dell'acquifero. La relazione inoltrata anche dice la relazione tecnica dei consulenti che accerta l'inquinamento. Vogliamo Andare avanti, cambiando pagina, basta la burocrazia sulla ricostruzione. Dice: Dura presa di posizione del lance sui ritardi degli uffici a due anni dal terremoto. vediamo adesso. Andare nel taglio medio, primo sopralluogo di amministratori e tecnici nelle scuole comunali. Ispezioni, dice a Zapilli, Michelessi e Noè Lucidi. In arrivo alle schede del CNR su cinque plessi con vulnerabilità inferiore a 0,2. I cimiteri, il è pronta a rivedere le convenzioni dopo la vicenda di Sant'atto la società fa sapere che cambierà gli accordi di gestione con le Proloco taglio basso targhe della città in onore dei campioni italiani di calcio e bike trial si correrà per il candidato presidente dice qui il titolo è l'annuncio del segretario provinciale Cincattelli durante la presentazione dell'Assemblea. Un concorso per educare i giovani al rispetto. L'ADSU presenta il progetto rivolto agli studenti delle scuole medie con la condivisione dei valori costituzionali. La premiazione il 20 dicembre saranno premiati progetto con denaro da usare per materiale, materiale utile alla didattica. La provincia dice maglia nera per gli incidenti e feriti. Pubblicati infatti dallaci, dati e il maggior, maggior numero di sinistri nel capoluogo dice di Giulianova e Roseto. Il sindaco di Montorio. Dice toglie le deleghe all'assessore Nori, Prima, prime crepe nella maggioranza, De Ennio Facciolini con la revoca delle mansioni alla consigliera Alessia Nori. Sicurezza Martin Sicuro. Città attiva, nessun intervento risolutivo, niente posto di polizia e ritardi sullo Sprar. Eh, ad Alba Adriatica, iniziativa per avvicinare i bambini invece ai libri. Appuntamento questo pomeriggio alla biblioteca Giulianova, Mastro Mauro, oggi è il giorno delle nostre scelte. Convocata una conferenza stampa per rendere nota la decisione delle regionali. In zona... Eh, di Roseto, piano particolareggiato illegittimo, Casa Civica, attacca sull'approvazione dello strumento per Casal Taulero. Vogliamo spostarci, adesso vogliamo ritornare sulle pagine sportive regionali. Oggi alle ore 15, come sappiamo, gioca Pescara Benevento, caccia al primo posto. Pilon rilancia Monachello. Capone Antonucci, poi il tecnico cambia l'attacco, voglio ordine ed equilibrio. A riguardo anche qui è stato preparato dalla nostra redazione del Tg6 un servizio proprio a riguardo. Secondo me è la squadra più forte come organico della serie B. La considero quella più, più coperta in tutti i ruoli. La eh, squadra veramente di altissimo livello. Perciò sarà una partita molto importante da parte nostra, sappiamo cosa ci aspetta ma ce la giochiamo. Noi abbiamo questa, questo nostro modo di fare, di giocarselo con qualsiasi squadra e poi alla fine vincerà il migliore, però noi cercheremo di, di, di mettere in difficoltà sapendo, rispettando l'avversario ma giocandoci la nostra partita. Anche più forte del Verone? Io la considero la più forte, come organico la considero la più forte. Sì. Io ho sempre dichiarato che la squadra ha una sua precisa identità. Eh, che nel corso della partita, partita posso modificare, che posso eh, è chiaro. Se mi capita che mi mancano tutti gli esterni, allora uno dice eh, qualcosa mi devo inventare su. però quando tu hai in fisionomia di squadra, un gioco collaudato, insomma, eh, cambiare a, dopo che tu hai giocato, martedì, cambiare assetto, così no. Mi devo essere molto attenti a loro che sono molto bravi a ripartire veloci, hanno qualità e profondità negli esterni, perciò dobbiamo stare molto attenti alle loro ripartenze perché sono molto abili in questo. Una squadra che si chiude molto bene e riparte. E perciò dobbiamo essere molto attenti alla fase anche quando noi proponiamo gioco, dobbiamo stare molto attenti a essere ordinati. Dobbiamo chiudere le partite, perché anche se sei 2-0 devi fare il 3-0. L'hai avuto l'occasione 2 tre volte, non l'hai fatto e dopo succede che vai in difficoltà, che becchi il gol perché è così. Calcio è così, sei a 5 minuti a fine, a becchi gol, tutte le tue certezze, volte incominciano in alina, le tue certezze spariscono, e succede che facciamo, facciamo la cagata. Non mi considero un allenatore infallibile, posso aver sbagliato anch'io, non è che. Però in quel momento, là, ho letto la situazione, cercando di... di ho visto che c'eravamo abbassati, abbassati per abbassati, ho detto mi metto difesa in più. Volevo dire che abbiamo fatto 89 minuti di alto livello, sul piano del gioco, sul piano come ha giocato la squadra, ha giocato una partita, dal mio punto di vista, che mi è, mi è piaciuta molto. Eh, è chiaro, abbiamo avuto questi 5 minuti di blackout che, che ci hanno costato poi il pareggio. Però devo dire che abbiamo fatto una partita sul piano del gioco veramente di grosso livello. Dopo la partita tutti eravamo piuttosto arrabbiati: nel senso che chiaramente abbiamo buttato una partita che era nostra. E lì per lì, dopo la partita, c'è sempre un po' di rammarico, un po' di rabbia. È normale che sia così. Ma dal giorno dopo abbiamo resettato tutto, abbiamo cominciato a lavorare. Perciò non ho nessuna preoccupazione per questo, questo problema, anche perché stiamo facendo bene, stiamo giocando bene la squadra è in salute, perché do, dobbiamo preoccuparci? Cioè, il calcio è fatto anche di queste cose, dobbiamo saperle accettare, alle volte abbiamo recuperato noi la partita al è successo a noi, può succedere eh, è chiaro che dobbiamo migliorare su alcuni aspetti, questo ne abbiamo parlato però nessuna, nessun tipo di preoccupazione a livello psicologico perché la squadra è in salute, sta bene mentalmente, fisicamente, non ho questo problema qui Vogliamo passare alla pagina sportiva del quotidiano della, sportivo della, del Messaggero, Pescara, esama ad alta quota. Oggi all'Adriatico c'è cioè il Benevento, Pilon. Siamo i più forti in assoluto. Brugman ha recuperato e sarà in campo. Vogliamo passare alla pagina sportiva del quotidiano La Città, eh, Teramo ancora troppo. Eh, a corrente alternata Zichella in conferenza fiducioso di questo gruppo di Renzo giocherà al centro dell'attacco e vogliamo adesso eh, con questo eh, argomento dell'ultimo articolo del sportivo della città di Teramo aver concluso la nostra eh, rassegna stampa di mattino 6 e ci aggiorniamo a lunedì 8 ottobre, sempre alle ore 8 e praticamente la nostra televisione continuerà eh, i programmi con il TG6 alle ore 13, alle ore 19 e alle ore 23. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona giornata.